Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere l'impacchettamento di gran parte dei miei vestiti estivi. È un video che è stato girato a fine agosto, quindi diversi mesi fa, un paio di mesi fa. Avevo fatto questo pacco di vestiti estivi da mandare a casa perché appunto l'estate prossima non saremo a Trieste, 99 su 100, quelle cose sono in continua evoluzione, ma non saremo sicuramente a Trieste, quindi volevo mandare la maggior parte dei miei vestiti a casa e in modo da non dover fare un vero e proprio cambio stagione con cose poi tanto non avrei più utilizzato qui a Trieste. Quindi ho selezionato, diciamo, un terzo delle cose, credo di averle messe in vendita su Vinted, un terzo delle cose credo di averle spedite a casa e poi direi un terzo delle cose mi sono rimaste qui per utilizzarlo all'ultimo periodo di agosto-settembre, finché è stato caldo e qualcosa lo uso ancora, le t-shirt, non è ancora freddissimo, quindi qualcosa uso ancora. Vi faccio vedere tutto l'impacchettamento e poi vi do un po' di informazioni su quando l'ho spedito e come. Il pacco con i vestiti che vi ho fatto vedere, in realtà mi sono entrati tutti, quindi ottimo.
Dopodiché il pacco pesava, pesava sui 7,7 kg, ho preso le misure e alla fine ho deciso di provare a spedirlo col venditore, col gestore spedizione, non mi ricordo come si chiama, comunque con le spedizioni di eBay si può mandare un pacco anche se la roba non è in vendita. È la prima volta che lo faccio, quindi totalmente inesperta, però mi ha fatto come preventivo. Un preventivo di 7,80 euro, fate conto, una cosa del genere. Con il corriere passa a prenderlo a casa, se no portarlo a un punto di ritiro era tipo 50 centesimi meno, quindi a questo punto ho fatto così. In più l'IVA, che era 1,50 euro, quindi ho speso 9,50 euro. Ovviamente vi sto dicendo delle cifre approssimate, comunque alla fine ho speso 9,49 euro. Per un pacco di 7,5 kg non mi sembra male. Se funziona, ne spedirò altri, credo, perché alla fine calcolate che il viaggio Trieste-Toscana sono praticamente 200 euro fra andata e ritorno. Quindi, se durante il trasloco ci sta da fare qualche viaggio in meno, cioè mi conviene molto più spedire pacchi che portare tutto in macchina in più viaggi, perché con 200 euro di andata e di ritorno spedisco tanti pacchi. È vero che in Toscana ci andiamo, però ci sono cose più ingombranti e più pesanti che non potrò spedire, quindi quelle cose lì le portiamo magari in macchina, mentre pacchi di vestiti così posso anche provare a mandarli. È un pacco grossino ma non enorme, lì vedete le cose che vorrei vendere. Questi qui sono i vestiti estivi che mi sono rimasti. Ci sono gonne corte, vestiti, gonne lunghe. Qui ci sono pantaloni mezza stagione estivi. Questi li tengo perché li posso portare anche in autunno, anzi, alcuni sono anche troppo caldi adesso. Queste sono le canottiere che mi sono rimaste. Queste sono le t-shirt che mi sono rimaste. E questi sono i pigiamini.